Ed eccoci qua ragazzi in un nuovissimo video dove ovviamente non vi saluterò. Siamo qua nella mia cucina per una nuova serie. Non siamo qua per cucinare cose belle, cose incredibili, ma siamo qua per cucinare porcherie. Questa serie ho intenzione di chiamarla Esperimenti col cibo perché farò appunto porcherie, non cose buone, o quantomeno magari inventerò qualche nuova ricetta di merda, però qualche buona ricetta, cioè nuova, nuovissima. E quindi oggi faremo la pizza unita al pan di Spagna, essenzialmente. Vedrò poi come lo chiamerò nel titolo. Magari pizza più pan di Spagna, ci metto direttamente quello. Quindi oggi appunto faremo prima il pan di Spagna e poi nell'impasto crudo del pan di Spagna ci metteremo questi bellissimi condimenti per la pizza, in poche parole. Salsa, salame. Ho preso la provoletta perché non avevo la mozzarella. E poi questi qua sono gli ingredienti per il pan di Spagna: 60 grammi di zucchero, 60 grammi di farina e 2 uova. E quindi iniziamo a mettere le uova per iniziare a fare il pan di Spagna. Ok, questa qua non ho capito perché è qua. Comunque, buttiamo le uova benissimo. Primo uovo e secondo uovo, perfetto. Prendiamo le bucce, vabbè, poi le buttiamo. Per il momento le buttiamo qua dentro. Mettiamo lo zucchero, ok, e prendiamo le fruste per iniziare ad amalgamare il tutto. E appena è diventato così bello spumoso, ci mettiamo la farina. A poco gliela amalgamiamo con una leccapentola, comunque con una spatola o un cucchiaio di legno, quello che avete in casa. Quindi l'amalgamiamo così piano piano, perché sennò si smonta. E appena siamo arrivati a questo punto che si è assorbito tutta la farina, lo andiamo a mettere qua nella teglia per il pan di Spagna. E lo andiamo sbattendo per portarlo a livello. Ok, arrivati a questo punto che l'abbiamo steso, in poche parole facciamo finta che questo è l'impasto della pizza. E quindi ci iniziamo a mettere i vari ingredienti appunto per fare la pizza. Mettiamoci la salsa che ovviamente ho condito sempre con sale, zucchero e origano. Molto buono, sposano molto bene con il pan di Spagna, mi raccomando. E ce l'andiamo a mettere, beh, a caso, visto che non è un impasto duro e non posso mescolarlo, insomma. Dopo aver messo la salsa e appunto aver iniziato a condire questa bontà, questa nuova ricetta che a casa farete tutti, immagino, ci andiamo a mettere la provoletta che dovrebbe essere la mozzarella, però non ci accontentiamo. Ci mettiamo così sempre a caso la nostra provoletta. E dopo ovviamente aver messo la mozzarella, che ci fa? Non ce lo metti? Che ne so, prosciutto, salame. Ci mettiamo il salame perché appunto se aveva il salame non aveva il prosciutto. E quindi verrà una bontà, immagino. Questa ricetta ve la consiglio, fatela tutti a casa e mandatemi non so dove le foto. Non so dove perché non c'è nessun posto dove ve le potete mandare, però ve mandatemele. Il pan di Spagna comunque dovrebbe gonfiare. Mi chiedo con tutto questo condimento di sopra come gonfierà. Ma alla fine non ci importa che gonfia, deve essere solo sapore di pan di Spagna, dai. Diciamo che la sto facendo forse un po' troppo ricca di salame, però alla fine col pan di Spagna sposa bene, quindi che bontà. Vi raccomando comunque, se vi piace questa serie, spolliciate e fatemi sapere qui sotto nei commenti. Magari mi dite vai, fanne altri, deliziaci delle tue ricette che bellissime. Magari consigliatemi pure qualche ricetta da fare molto buona. Io ci ho pensato molto per fare questa, cioè è proprio ricca di proteine. C'ha tutto questo piatto, dovete farla, ve lo consiglio. E inforniamo la nostra bellissima pizza pan di Spagna nel forno a 150 gradi, così a caso, perché non c'è una temperatura per questa cosa che non esiste in tutto il mondo. Quindi lasciamola cucinare, appena sarà cotta la assaggeremo. È passata mezz'ora, vediamo se si è cotta. Prendiamola che... Ok, oh, guardate, sarà una bontà questa cosa. Ora la assaggeremo insieme. Anzi, ora la assaggeremo con mio fratello, che lui ovviamente non sa che cos'è, però gliela faremo assaggiare questa squisitezza. Quindi tagliamola e portiamogli ora una fetta in camera a mio fratello. Proprio servizio in camera, qua c'è con cose buonissime. Ok, prendiamo una bellissima fetta e mettiamola nel piatto. Anzi, gliene porto pure due perché sono generoso oggi. Mi sento proprio generoso. Anzi, gliene porto pure mezza perché proprio la deve assaporare. Questa bontà non si può non mangiare. Una volta nella vita si deve per forza mangiare. Quindi mettiamola qua nel piatto. Questa poi l'assaggeremo noi perché io me la mangerò tutta perché già so che è buonissima. Mi sono innamorato di questo piatto. Quindi prendiamo il piatto e portiamoglielo al mio fratello in camera. Vi ricordo che lui non sa niente di che cos'è. Ok, eccoci qua, glielo diamo a mio fratello. Guarda che cosa ho cucinato. Tutto per te l'ho cucinato. Ma cos'è? No, lo devi assaggiare. Mi lo assaggi, mi dici com'è, come ti sembra, è tipo pizza.
È buono. Ci ho messo tanta passione nel farlo. Bello. Ti giuro, è buono. No, io l'ho assaggiato, è stupendo. Non ti piace? No, è buono. Non capisco che cos'è. Assaggialo, vai, continua. Ma è tipo dolce. No. Perché è dolce? Può essere mai. Dai, è pizza, non può essere dolce. C'è il salame. È salato. C'è un po' di dolce, un po' di salato. No. Che cosa ci hai messo? No, non ci ho messo niente io. È buono, che dici? È buono, ma è strano. Sembra una pizza mezzo dolce, mezzo salata. Può essere il pan di Spagna che è un pochettino dolce. Può essere secondo te? Schifo. Buono, A me piace. Vabbè, sì, buono, dai. Contrasto dolce salato. No, non ci azzecca niente, però minchia, mangiare una bombata di zucchero. Però non ci sta riandando, quindi penso che sia veramente buono. No, vabbè. È strano. No, vabbè. Comunque, volendo la potete rifare però a casa, perché se la sta mangiando veramente tutta. No, ma però non ne voglio più. No, c'è ancora mezza teglia, tranquillo, te la posso portare. No, no. Ma la parte col salame è buona, perché il salame è mezzo salato che copre. E la parte solo pan di Spagna che è mangiabile. Figurati che non ci ho messo l'essenza. Ci potevo mettere l'essenza di rum, l'essenza di limone, cioè per renderlo ancora più buono. Però ho detto no, dai, facciamo senza essenza. Oh, buono. Magari se la ripropongo la rifacciamo con l'essenza. Tutta la mangiatura. No. Ah, che c'è? La devi assaggiare. L'ho assaggiato questa. Vabbè, il cozzo lo lascio. L'ho cucinata per te, non puoi lasciare nel piatto. Che buono. Vabbè. Quindi scendiamo giù e continuiamo quello che stavo facendo. Allora l'assaggio pure io, perché giustamente l'ho cucinata pure per assaggiarla io. Perché queste ricette sono appunto pensate, ideate da me. Quindi sono per forza buonissime, perché io posso scucinare solo roba buona. Ci prendiamo un pezzo. Non lo so, vediamo questo qua. Ok, lo prendiamo con la forchetta. È buono. È una bontà veramente. No ragazzi, lo dovete rifare a casa, è buonissimo. Se prendete la parte col salame, che diciamo oscura un pochettino la parte del pan di Spagna, dolce il pan di Spagna, troppo dolce. Diciamo, se prendete la parte col salame e col pan di Spagna è buonissimo. Mentre se prendete la parte tipo del cozzo che c'è solo pan di Spagna è un pochettino meno buono. Però diciamo che ci sta. No, mi piace da morire. Poi comunque ovviamente stavo pensando che giustamente è come se fosse una pizza, quindi potete farlo a vostro gusto. Ci potete mettere funghi, patatine fritte, carciofi, salsiccia, wurstel, quello che volete. La fate a vostro gusto, e più niente, è una variante della pizza che assolutamente ci sta. Forse, però dipende, se avete gusti un pochettino particolari ve la potreste pure mangiare. Tipo a me piace, è abbastanza buona comunque. Quindi ragazzi, spero tantissimo che questo video di oggi vi sia piaciuto. Se vi piace questa serie vi invito a lasciare un bel pollice in su qui sotto al video e a commentare dicendo continua ti prego questa serie perché ti lovo troppo, sei la mia vita forever and ever. Noi come al solito ci rivedremo ad un prossimo video. Vi voglio bene e non vi saluto.